Andiamo dall'inizio, così mettiamo un po' ordine, visto che il tema è importante. Quando è stata inventata la blockchain, cioè insieme a Bitcoin, c'è stata una grandissima rivoluzione, no? Perché era possibile, è diventato possibile mantenere un database di dati in modo decentralizzato, cioè senza che ci fosse un computer di qualcuno o comunque un database di proprietà di qualcuno che ne garantisse, no, il traffico. Quindi con la proof of work, che poi dopo è diventata proof of stake, insomma cose tecniche che adesso non approfondisco, è possibile garantire la, come dire, l'immutabilità dei dati scritti dentro quel database. La blockchain non è altro che questo. Un notaio virtuale? Ni, perché il notaio in qualche modo ci mette un pezzo di propria cultura per dire: è vero che lui è lui, è vero che lui è lui, e allora io adesso ti faccio la transazione. E lì la transazione è certa, è immutabile, ma non è detto che io abbia scritto i dati corretti. È pieno di applicazioni che non ne tengono conto di questo, no? Leggevo, era un hype, un po' un lancio così, però, di un'automobile che, sfruttando ovviamente l'hype di questo periodo, utilizza gli NFT, adesso ci arriviamo, per andare a scrivere dentro la blockchain, perché NFT alla fine è un record nella blockchain, cioè che come nel database, cioè una scatolettina che metti dentro con dei dati, e tutta la storia dei tagliandi, no? Della macchina. E siccome è immutabile, cioè può far pensare che quindi ci sia dietro una grande, come dire, certezza di quello che viene inserito. In realtà è certo che non puoi cancellarli quei dati, è certo che siano inseriti quelli che gli arrivano dentro con certezza, il punto è come gli arrivano. Cioè un hacker basta semplicemente con più facilità che modifichi l'interfaccia tra il contachilometro come concetto per capirci e la blockchain dove vai a scrivere i dati vengono scritti sbagliati, ma con un peggiorativo, che se prima potevi andare da loro a dire: guarda che ho avuto un problema, qua ci sono scritti chilometri sbagliati perché qualcuno è entrato e ha fatto danni e ha hackerato il sistema, o magari lo ha hackerato in modo massivo, perché poi quando riesce a entrare questo lo fai succedere su una scala enorme, non sul singolo, e non hai più la garanzia di un terzo, che in realtà, o di un, in questo caso primo, perché sono loro che addirittura dovrebbero garantirti il fatto, o garantire a terzi il fatto che le loro macchine hanno avuto la manutenzione prevista, e non puoi più rivolgerti a nessuno, perché quei dati sono scritti e sono scritti sbagliati. Quando c'è un'automobile con i contachilometri è un problemino, ma quando andare sui soldi diventa un problemone, perché tutte le truffe che oggi si vedono, e non è colpa della blockchain, che sicuramente avrà delle applicazioni interessanti, che però io personalmente ancora non ho visto, ne ho viste pochissime. Sono passati, si parla di futuro dell'applicazione alla blockchain, e sono passati ad oggi 13 anni. Se guardo nel passato, torno al 2000, dal 2000 al 2013 è successo un mondo, dal 90 al 2002 è successo un mondo, al 2003 è successo un mondo, si è rivoluzionato il mondo tecnologicamente, non è ancora cambiato nulla, siamo ancora là a parlare del futuro della blockchain, di quello che ci darà e di quello che ci porterà. Non sono così sicuro che le sue applicazioni siano così ampie e vaste come si dice. Ho visto delle applicazioni molto interessanti quando all'inizio della guerra, che è stata l'attuale Russia-Ucraina, così, che è stata un po' una percezione che abbiamo avuto tutti, simile a quella dell'inizio della pandemia, perché ancora non sapevi che cosa sarebbe successo nel mondo, no? Nell'arco di, poteva avere un'escalation immediata e disruptive, e quando abbiamo visto che c'erano le banche che non riuscivano più a parlare con le altre, che non riuscivano a prendere i soldi, eccetera, a quel punto la blockchain è diventata importante, non solo la blockchain, le cripto e tutto quello che era collegato, perché ha permesso tra portafogli di trasferire valore senza che ci fosse un terzo, che in quel caso non era più affidabile. Allora forse si può parlare oggi di applicazioni interessanti, molto interessanti della blockchain, quando il garante, quindi quello che è il notaio in realtà, o comunque l'ente centrale, non è affidabile. Quindi in situazioni estreme, quando c'è una guerra, quando lo Stato non riesce più a garantire nulla perché perde di potere, quando ad esempio, non so, in India c'è un problema di territorio, non si chiama catasto, insomma quello dove devi dire di chi è che cosa, no? Del territorio, dei terreni, no? Sì, catasto, insomma dove c'è scritto che hanno fogli di carta, se li perdono. Quindi praticamente la blockchain diventa finalmente un luogo dove andare a registrare con certezza. Tant'è che uno dei valori portati da chi sostiene fortemente questo mondo, è pieno in questo momento di quelli che si dicono fanboy
estremisti dell'applicazione di queste tecnologie, che ti dicono appunto perché allora il sistema non è corrotto, e allora perché le banche prima cosa facevano? E io gli rispondo: pensa a cosa facevano prima, immaginati adesso cosa ti fanno là, dove non c'è regolamentazione, dove non c'è legge. Vedi un po' da che parte andare. Siccome siamo, è ovvio, dove vi girate, è pieno, anche quando parlo, dico, va bene l'Inghilterra, giustamente come dice, ma anche qua è vero, guardate quello che è successo recentemente dal punto di vista delle reputazioni politici. Cioè, il tema è che è vero che non c'è, la democrazia è il sistema che utilizziamo oggi, come dire, regolamentato, se vuoi, dalla nostra società, perché alla fine quelle regole le abbiamo fatte noi, abbiamo votato, per cui abbiamo creato una civiltà per cui ci fossero queste regole. Se non ci piacciono possiamo cambiarle in mille modi, fortunatamente viviamo in una democrazia, e soprattutto abbiamo messo tanti anni per crearle, no? E per creare una sorta di giustizia sociale, economica, culturale, eccetera. Tornare nella giungla solamente perché qui qualcuno ti ha fregato, sfruttando il sistema, non so se è bello poi che la mattina ti svegli con quello col macete che ti uccide, l'altro che ti ruba la roba perché è più forte di te, e questo è quello che rischio io. Però intanto io ogni giorno su social in giro è tutto investi in Bitcoin, compra... Ma questo è un altro tema, quindi la blockchain è quella alla base, database alla base. Semplicemente il record, cioè quello che ci scrivi dentro, originariamente è nato insieme alla blockchain, perché sempre questo anonimo Satoshi Nakamoto, che primo che ha fatto il white paper descrivendo questo nuovo sistema, molto interessante in questione, voglio fare di troll, poi ci mancherebbe altro, però ogni tanto me lo chiedono, dico, ma pensa che una roba così grossa, di cui quasi la metà di questi soldi sono in mano a pochissimi, di questi bitcoin sono in mano a pochissime persone, in cui il creatore è anonimo, quindi magari sarebbe una persona, perché se fosse più persone potrebbe, no? Poi ci sono varie ipotesi, ci sono adesso una, comunque voglio dire, sicuramente fa riflettere, no? Basta, dico solo questo. Però tuttavia, cosa accade? Che in questo momento una delle applicazioni è quella economica, quindi dove ci sono la blockchain, per al posto di scriverci dentro chilometri della macchina, ci scrivi dentro che io la do i soldi a te, tu direttamente, ok? Dei soldi. Dei token, quindi delle unità, che possono avere un valore, ma dopo tutto come un po' tutto, no? La moneta, io di economia sono scarsissimo, fermo il liceo, però voglio dire, no, l'oro o altre cose acquisiscono valore rispetto a quello che ognuno di noi gli dà, quindi se domani l'oro si fa schifo a tutti, improvvisamente il suo valore scende. E di solito è anche legato alla scarsità, e nel digitale, perché siamo umani, quindi ci piacciono le cose scarse, le valorizziamo di più, gli diamo più valore solo perché sono scarse. Allora hanno trovato un modo, siccome oggi puoi copia e incollare qualsiasi file in un secondo, hanno detto aspetta un attimo, troviamo un modo che non si possa fare quello che si dice la world spending, cioè non si possa quell'immagine moltiplicarla mille volte, ma che diventi univoca. Ed è riuscito, una delle cose che è riuscito a fare questo Satoshi Nakamoto, a creare un sistema appunto che permettesse di evitare appunto la world spending e quindi di rendere univoca una transazione o un oggetto digitale. E da lì gli NFT, no? Che alla fine è un po' la stessa cosa, non sono univoci, con la differenza che gli NFT sono non fungibili, cioè a differenza dell'euro che io posso scambiare con te, alla fine tutti e due per sempre un euro, se io invece ti do un'opera d'arte e tu mi dai la tua, sono, ognuna è univoca e basta. E quindi cosa è successo? Che la nascita di questa moneta, che originariamente quindi Bitcoin ha una grande solidità, a mio parere dal punto di vista tecnologico e di sostenibilità, ha fatto nascere intorno a Bitcoin tutta una serie di altre monete che hanno copiato più o meno, utilizzando protocolli simili, la logica di Bitcoin. Che si chiamano o shitcoin, perché spesso sono veramente schifezze che oggi valgono 1000 domani 0, o meme coin, legate quindi al meme al lancio.